partito da tutto il Veneto per la manifestazione autorizzata contro il Green Pass. In 5.000 in corteo i bambini sfilano in testa ai manifestanti. Pomeriggio sit-in non autorizzato dei no Green Pass in centro a Treviso, rabbia dei commercianti per l'ennesima occupazione di Piazza dei Signori. Tre giovani in ospedale, uno di loro operato d'urgenza, sono stati travolti da un'auto pirata sulle strisce di ritorno dalle fiere di San Luca, preso il conducente. Papa Francesco durante l'Angelus di oggi ha salutato la marcia da Treviso a Roma per la sicurezza stradale di Andrea Dan. È stata una grande emozione, racconta il presidente dell'associazione Manuela. Banda in azione la scorsa notte a Mansueto, viventi tentano il colpo allo sportello bancomat di un istituto di credito, ma un residente minaccia di chiamare i carabinieri e li mette in fuga. Due giorni per festeggiare la famiglia. Oggi a Treviso le mura si sono trasformate in un grande parco per i più piccoli con laboratori e letture animate. A 3 anni dalla sua scomparsa, partita in memoria della pallavolista azzurra Sara Anzanello, nel palazzetto a lei intitolato a Ponte di Piave, l'occasione per ribadire l'importanza della donazione per aiutare gli altri. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, in primo piano la manifestazione No Green Pass data in scena nel pomeriggio a Treviso. Un lungo corteo di manifestanti si è riversato tra le vie della città. Almeno in 5.000 hanno sfilato fino alle mura. Il corteo autorizzato è stato scortato dalla polizia. Il corteo è aperto da una decina di bambini che con le mani alzate camminano dietro alle volanti della polizia. A scandire i loro passi, cori, slogan e canzoni diffuse da megafoni, microfoni, casse amatoriali. I manifestanti invocano la libertà, alla fine sono almeno 5.000, un numero che sorprende anche loro stessi. In maniera ordinata avanzano da via Roma per proseguire lungo il percorso concordato con le forze dell'ordine. Nessuna deviazione, nessun disagio, il corteo è pacifico. Insulti e grida fuori dal coro arrivano solo alla vista dei giornalisti, anche la nostra telecamera viene toccata, l'operatore spinto. Giornalista, terrorista, terrorista, giornalista, non vi basate su la scienza, vi basate su partiti politici. Ma cosa c'entriamo noi col Green Pass? Voi siete la manovalanza del partito. Basta. A Roma hanno andato dei fascisti, forse sì, c'era un centinaio di persone, ma non parla di tutta l'altra gente che c'era. Erano solo dei terroristi quelli che c'erano sabato scorso. Non avete paura che ci siano infiltrazioni anche qua? Come fate a controllare? Può darsi, ma siamo tranquilli, c'è la polizia. Molti di loro erano a Trieste e da tutto il trevigiano hanno risposto alla chiamata. Non intendono mollare, questo è il messaggio che rivolgono al governo, ma anche ai cittadini che ai lati della strada o sui balconi assistono al lungo sfilamento. Via Roma, Ponte San Martino, Viale Cadorna, Piazza Vittoria, Via San Nicolò e poi dritti verso le mura attraverso Città Giardino e la via dei Licei. Anche il mercatino dell'antiquariato si ferma per assistere. Una folla impossibile da inquadrare, ci sono coppie di anziani, famiglie, giovani, pensionati e lavoratori, anche venetisti. No, ma perché San Marco è contro il Green Pass? San Marco è l'evangelista di Gesù Cristo, è il nostro veneziano evangelista. Cosa c'entra col Green Pass? C'entra perché lui vuole la libertà. Siete qui in nome di Trieste? Sì. Siamo qui perché Trieste chiama. Beh, io vengo dall'aeroporto e sono un ex aeroportuale, però mi sento molto legato ai portuali di Trieste. Io lo faccio per un ideale, per le scelte che ho sempre fatto nella mia vita e adesso non trovo giusto che ci sia un documento per poter fare, soprattutto per lavorare. Lei è Flavia, era in piazza a Trieste, anche su di lei si sono rivolti gli idranti della polizia. Io senza Green Pass non posso lavorare nel mio mestiere, che sono un addetto di un supermercato che allora ci chiamavano eroi e siamo stati buttati là, non siamo mai stati tutelati in nessun modo. Io, malgrado varie persone contagiate, non sono mai stata invitata a fare un tampone neanche durante lo screening avvenuto al Palaverde, alla quale io avrei partecipato volentieri. Il corteo converge sulle mura, la folla chiude con i ringraziamenti ai partecipanti e un grande om corale. Canzoni e balli per alcuni, insulti alla politica per altri. Non era invece autorizzato il sit-in di ieri pomeriggio in centro città, in Piazza dei Signori, che ha scatenato la rabbia dei commercianti. Ognuno ha
giustamente il diritto di manifestare, ma deve farlo nel rispetto dei diritti altrui. E ci sono delle situazioni, il centro storico di Treviso, che è preso troppo d'assalto in una domenica che per la stagione che c'è, per il tempo che c'è, per le altre manifestazioni che ci sono, era una domenica dedicata ai trevigiani e da operatore turistico dico anche ai visitatori e ai turisti che sono tornati nelle nostre terre e quindi li dobbiamo accogliere con un altro tipo di città. Questo vale per tutti indifferentemente, scusatemi, da come la pensiamo sul tema dei vaccini. Stanno impedendo ai commercianti di lavorare vedendo vanificare così migliaia di euro di investimenti fatti. Allora l'appello che faccio io è quello di esternare ovviamente il loro dissenso, le loro opinioni, perché è giusto così, siamo un paese democratico, ma tener conto anche di quelle che sono le esigenze della parte della maggioranza della comunità, perché la verità è questa, i numeri dicono che la maggior parte dei nostri cittadini hanno scelto di vaccinarsi. E a proposito di Green Pass, a Pederobba, sotto attacco dei Novax, è finita la proloco per aver richiesto la certificazione verde per accedere alla storica festa dei marroni del Monfenera. È vero che l'hanno chiamato Nazi Pass? Assolutamente Nazi Pass, devo trovare lo screenshot sul cellulare, me lo sono salvato, non ci credevo, però Nazi Pass. E alla fine Manuel Bresolini ha ritrovato il commento sul Nazi Pass per poter entrare alla festa dei marroni del Monfenera. Ed è solo uno della raffica che è arrivata non appena il presidente della Proloco di Pederobba ha comunicato sui social il ritorno della manifestazione dopo lo stop dell'anno scorso. È un segnale di ripresa, non sarà la solita festa sagra gigantesca alla quale siamo tutti abituati, ma una piccola fiera locale con tanti artigiani, un piccolo angolo cottura all'aperto e con il Green Pass. Termine che ha scatenato una valanga di critiche, talvolta anche pesanti, sulla pagina della festa, alle quali comunque il presidente ha deciso di rispondere così. Un po' questo ci ha deluso, nel senso che noi siamo qui, facciamo una festa e dobbiamo applicare i regolamenti e le leggi. Quindi, anche se sembra impossibile, il Green Pass va esibito per entrare all'interno della struttura. Perciò vi chiedo, non fate polemica, venite ad assaggiare i marroni del Monfenera senza agitarvi. Che manifestazione e proloco siano nel mirino lo dimostrano anche le telefonate arrivate direttamente al presidente. Sì, una signora mi ha telefonato l'altro giorno, molto arrabbiata, e mi ha detto che avrebbe boicottato i marroni del Monfenera perché non dobbiamo chiedere il Green Pass, che ci siamo piegati a questa dittatura. E io ho risposto in dialetto, signora, non ve ha ordinato il dottor, se a vola viene, se no sta a casa. A di là della battuta, qualche pensiero ce l'hanno la Proloco per i prossimi fine settimana, ma il presidente conta sulla solidarietà della maggioranza, al momento però silenziosa. Ne ho prese di cotte e di crude, ma io sorvolo, passo avanti, tanto so che migliaia di persone verranno a Pederobba a battersi la mano sulle spalle, perché abbiamo bisogno della vostra presenza e della vostra carica. Siamo alla cronaca, tre giovani sono stati travolti mentre attraversavano la strada dopo la mezzanotte. Il pirata della strada, un 19enne residente a Povegliano alla guida di un veicolo aziendale, è stato preso poco dopo grazie alle indagini della polizia locale. Nemmeno mezz'ora di tempo il pirata della strada che ha travolto e ferito tre giovani che stavano facendo rientro da una serata trascorsa alle fiere di San Luca ha un nome e un volto. La sua auto, una Fiat 500, è stata rintracciata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate proprio su via Callalta. L'occhio elettronico ha catturato la targa, da quel momento è stata questione di ore. Il pirata della strada si è presentato spontaneamente in comando. Passate le 24 ore sarebbe scattato l'arresto. Sono stati gli uomini della polizia locale ad intervenire ieri sera, loro a rintracciare il pirata della strada che ora rischia grosso con una denuncia per omissione di soccorso e lesioni gravi. I tre giovani avevano appena assistito ai fuochi d'artificio alle fiere di San Luca, atto conclusivo della tre settimane di sagra. Stavano facendo ritorno alla macchina quando si sono apprestati ad attraversare via Callalta all'incrocio con via Santo Svaldo, proprio all'altezza della Lidl. In quel momento un'auto a velocità sostenuta li ha presi e scaraventati sull'asfalto.
ha continuato poi la sua corsa. Immediati i soccorsi, 3 sono stati portati all'ospedale. Uno di loro, 21 anni di Preganziol, è stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. Ora è in prognosi riservata. Circa un'ora dopo, a Borso del Grappa, interverranno 4 ambulanze allertate dal 118 di Crespano per un pauroso scontro che ha coinvolto 2 auto, 10 le persone ferite, tutti giovani tra i 19 e i 31 anni. Fortunatamente nessuno ferito in modo grave. E a proposito di incidenti, si è conclusa con l'arrivo a Roma la marcia per la sicurezza stradale di Andrea Dan, che oggi durante l'Angelus ha ricevuto il saluto di Papa Francesco. Saluto inoltre i partecipanti alla maratona da Treviso a Roma. Papa Francesco saluta durante l'Angelus in piazza San Pietro Andrea Dan e la sua maratona, iniziata lo scorso 31 agosto da Treviso, che lo ha portato ad attraversare l'Italia fino a Roma. Ieri l'arrivo nella capitale, poco meno di 2 mesi di cammino, zaino in spalla, incontrando istituzioni e associazioni per sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale. Una battaglia personale che Dan ha intrapreso dopo la morte della figlia Manuela in un incidente e che lo ha portato a dar vita a questa marcia tra i comuni italiani, conclusasi con il saluto del Pontefice. Un'ora fa all'Angelus, Sua Santità Papa Francesco lo ha ricordato dicendo e ringraziando la maratona da Treviso a Roma. Sono commosso. Sono emozionato. Ma nei giorni scorsi Andrea Dan aveva ricevuto un altro importante messaggio. E mi ha scritto anche il professor Presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale mi ha riferito che stanno lavorando il Consiglio dei Ministri per fare un decreto legge di trovare dei fondi per le vittime vulnerabili. Vittime vulnerabili significa pedoni, ciclisti, motociclisti, avere delle protezioni, avere degli airbag, però con i soldi dello Stato. Dobbiamo entrare a un cambiamento culturale. A Mansue adesso, dove nella notte un residente ha messo in fuga i banditi che stavano per mettere a segno un colpo ai danni di una banca. Non ci ha pensato su 2 volte il residente della centralissima via Roma, Mansue, che la scorsa notte ha sventato un colpo ai danni della filiale della banca Crédit Agricole. Sono circa le 4 quando una banda composta da almeno 3 persone con il volto travisato raggiunge l'istituto di credito. Prima mette fuori uso le telecamere a circuito chiuso, poi tenta di forzare lo sportello bancomat. I malviventi però non hanno fatto i conti con un uomo che abita proprio vicino alla banca. Ho sentito dei rumori, mi sono affacciato alla finestra. E c'erano delle persone che tentavano di scassinare il bancomat. Uno era in mezzo alla strada, sull'incrocio, con un estintore e quando mi ha visto mi ha detto di rientrare. Io l'ho guardato e ho detto adesso chiamo i carabinieri e sono scappati. I malviventi salgono a bordo di un'auto scura e fuggono a mani vuote facendo perdere le proprie tracce. Indagano ora sulla vicenda i carabinieri di Conegliano. Una prontezza di spirito che ha permesso di sventare l'ennesimo colpo ad un bancomat. Ho agito d'istinto, racconta l'uomo. Non ha avuto paura in quel momento? No, non è che ci abbia pensato molto. 3 distinte truffe, 7 persone denunciate in tutto dai carabinieri del comando provinciale di Treviso. Truffatori senza scrupoli sono stati identificati dai carabinieri del comando provinciale di Treviso. Nel primo caso si tratta di un 62enne residente a Col San Martino che, fingendosi operatore di banca, ha chiesto i dati della carta di credito ad una commerciante di Miane, raccontandole che sarebbe stato necessario bloccarla perché vi era stato un prelievo sospetto di 1.200 euro. Per truffa in concorso invece i carabinieri della stazione di Susegana hanno deferito in stato di libertà 4 persone che, dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su un portale di vendita online, fingendosi interessati all'acquisto di un frigorifero, sono riusciti ad effettuare ricariche su 5 carte PostePay a loro intestate. Denunciati per truffa in concorso dai carabinieri di Oderzo altri 2 soggetti che hanno raggirato un 44enne che online aveva pubblicato un annuncio per vendere delle gomme auto. Erano riusciti a farsi versare su 2 carte ricaricabili fino a 1.200 euro. 7 persone denunciate in tutto, tutte con precedenti penali. Il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso traccia un bilancio dei suoi primi 45 giorni nella Marca.
Tre progetti in 45 giorni sono quelli avviati dal nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, l'ingegnere Alberto Maiolo. Il primo riguarda la sede provinciale che con gli ultimi corsi per i nuovi arruolati si conferma sede regionale per la formazione. Del polo didattico regionale per il quale abbiamo ho già inviato al Ministero delle richieste. Avremo una struttura su due livelli, al livello piano terra autorimessa e al primo piano il polo didattico regionale. C'è la necessità di avere degli spazi, aule, attività didattiche anche locali, logistici per ospitarli. Rimanendo alla sede, il comandante annuncia importanti interventi anche di ammodernamento. Noi adesso stiamo partendo con tutta una serie di lavori di rifacimento interni alla sede di Treviso, quindi la cucina nuova, sistemi di videosorveglianza su tutte le sedi distaccate, sono già partite le gare. Novità anche per un'altra sede, quella di Motta, che presto sarà trasferita ad Oderzo, occupando parte dell'ex caserma Zanusso di Piavon. Motta non ha più le caratteristiche per poter assurgere al ruolo di sede dei Vigili del Fuoco. A Oderzo ho chiesto l'autorizzazione del Ministero per iniziare con le indagini geologiche, la verifica di eventuali residui bellici e se non area militare e poi partiremo con la gara per la progettazione. Comandante che infine ha affrontato anche il tema del distaccamento Vigili del Fuoco dell'aeroporto Canova, fermo ormai da 40 anni. Ho avuto degli incontri con Air 3 ENAC, bisogna delocalizzarla, con Air 3 abbiamo fatto un ragionamento su questo, abbiamo già individuato congiuntamente un capannone che diventa più baricentrico rispetto alla pista, che risolverebbe tutti i problemi che oggi abbiamo di rispetto anche delle normative europee per quanto riguarda i tempi di intervento e quindi avrebbe anche degli spazi maggiori rispetto all'attuale sede, quindi risolverebbe effettivamente ogni problema. Il prossimo anno potrebbe essere quello della svolta per le polemiche sui trattamenti del Prosecco. La risposta arriva da uno dei storici centri di produzione delle barbatelle, pronto a registrare la glera del futuro per le colline UNESCO, ma non solo. 2022, anno della svolta per i trattamenti chimici sul Prosecco. Ad annunciarlo il direttore generale dei vivai cooperativi di Rauscedo all'inaugurazione del nuovo centro ricerche sulle nuove varietà resistenti ai cambiamenti climatici. Creazione di glera resistente, per dare prosecco da glera resistente chiaramente. Noi siamo pronti per chiedere a fine anno, inizio del 2022, l'iscrizione al catalogo nazionale e poi chiaramente le autorizzazioni nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia. Nulla a che vedere con la genetica modificata o OGM, sottolinea il direttore, ma prosecco ottenuto incrociando naturalmente la glera classica con varietà inattaccabili dalle principali malattie della vite. Resistente a peronospora o idio e poi tollerante a malattie secondarie come black rot ed altre. Nuovo prosecco che grazie a questi incroci sarà più intenso nei profumi e nel gusto. Abbiamo scelto quei genotipi che hanno un corredo aromatico potenziato rispetto al genitore glera. Quindi se andiamo in campo e vediamo le selezioni che noi abbiamo creato di glera resistente, praticamente identiche, e poi il contenuto nel mosto è addirittura migliore rispetto a quello del glera perché è più complesso. I primi filari del nuovo prosecco sono già presenti ai piedi del castello di Collalto per dimostrare che una viticoltura senza chimica è possibile. Come farete a convincere i duri e puri, ad esempio, delle colline del prosecco? Noi non vogliamo, diciamo, imporre le nostre proposte a nessuno. Abbiamo già presso l'azienda Borgo Luce Giustiniani una collezione di tutti i glera resistenti e là i viticoltori poi potranno scegliere. Vogliono andare avanti e pensare a un futuro con un po' più di tranquillità? Bene, vogliono rimanere ad affrontare i problemi con le armi che avevano? Va bene, le affronteranno con le armi che avevano. Un messaggio chiaro ai viticoltori, ma soprattutto ai presidenti dei consorzi di tutela. Certi principi di fronte alle necessità del cambio climatico bisogna saperli rendere meno restrittivi. Bisogna essere un po' più dinamici, un po' meno talebani è la parola giusta. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco.